I pazienti con HIV oggi vivono più a lungo e sono quindi esposti a un maggior rischio di sviluppare anche patologie legate all'invecchiamento, allo stile di vita e all'esposizione cronica alle terapie antiretrovirali. L'efficacia dei farmaci antiretrovirali che oggi possediamo hanno trasformato una malattia acuta in una malattia cronica e quindi oggi ci dobbiamo confrontare con problemi cardiovascolari, con problemi di apparato ed organo, insufficienza renale, sviluppo di tumori, quindi un nuovo scenario che si viene a realizzare completamente diverso dal passato. Oggi però sono disponibili terapie con minori effetti collaterali e tra queste è da segnalare l'arrivo in Italia della prima terapia a base di TAF, tenofovir alafenamide, che comporta una minore tossicità soprattutto a carico di rene e ossa. Stiamo su percentuali di efficacia superiori al 90% sia nel paziente che naive che nel paziente che modifica il regime di trattamento già in condizioni di soppressione. La novità più rilevante, che è poi quella che potremo già utilizzare già delle prossime settimane, si chiama TAF, si chiama tenofovir alafenamide. Il tenofovir alafenamide rispetto al vecchio tenofovir ha caratteristiche diverse. Meno farmaco intorno ai siti recettoriali, per esempio del rene o a livello osseo, e quindi riduzione della tossicità. Quindi caratteristiche principali, più elevata efficacia, ma soprattutto risparmio di osteoporosi e insufficienza renale, che sono nella prospettiva a lungo termine del trattamento due problemi da affrontare nel paziente HIV in terapia. Ai progressi medici non sempre corrispondono le condizioni sociali delle persone con HIV. Ancora oggi il timore di essere rifiutati, discriminati e trattati diversamente costringe tante persone con HIV a vivere nell'ombra, rimandando la diagnosi e quindi ritardando l'inizio delle terapie. Sappiamo che in Italia ci sono ogni anno circa 3.500-4.000 persone che hanno una diagnosi di infezione da HIV e molte di queste, quasi la metà di queste, arrivano alla diagnosi tardi, quando il virus ha già fatto danni al sistema immunitario. Perché accade questo? Perché non c'è un accesso al test più precoce? I motivi possono essere tanti, alcuni possono essere anche collegati al fatto che percepiamo il fatto di vivere con l'HIV come qualcosa di così terribile e così spaventoso che rifiutiamo anche di saperlo. Ecco, allora bisogna diffondere il messaggio che non c'è bisogno di avere tutta questa paura. Vivere con l'HIV si può vivere tranquillamente. L'importante è diagnosticarlo in tempo e cercare di assumere presto la terapia antiretrovirale per affrontare il virus.